occasioni di coesione e di, chiamiamola integrazione, a me non piace tantissimo questa parola, ma la chiamiamo integrazione. Tutta questa manfrina per dire che cosa? Che l'accoglienza che viene fatta, come è stato detto prima, in alcuni casi male, in alcuni casi bene, in ogni caso a un certo punto si conclude. Quando l'accoglienza si conclude, noi abbiamo le persone in mezzo alla strada. E questa è, siccome la conosciamo benissimo, la realtà delle persone che dormono sotto San Francesco, che trovano quelle più fortunate, che trovano alloggio da Don Giusto, dai Compognani, situazioni di fortuna, situazioni che non permettono di proseguire un'azione di inclusione, di integrazione nella nostra cultura, di trovare un lavoro e di mantenerlo, di proseguire nell'apprendimento della lingua. Una possibilità che viene data e del motivo per cui io poi mi sono avvicinata all'associazione Refugees Welcome e condivido molto il loro approccio nel tentare di dare l'opportunità di costruire un'accoglienza diversa, che parte dal basso, non un'accoglienza istituzionale, ma un'accoglienza delle famiglie, delle persone che decidono di aprire la loro casa e di ospitare un rifugiato. È un'esperienza ovviamente impegnativa e che non è che tutti possono fare, però è un'esperienza che tutti noi possiamo contribuire a far crescere, a diffondere, perché niente come la conoscenza può combattere il razzismo, può combattere la diffidenza e può combattere la paura. Quando le persone si conoscono, poi dopo non se ne ha più paura. Il magazine Vita No Profit fra due giorni esce con un approfondimento su tutte le esperienze di accoglienza familiare in Italia, che ovviamente non sono solo quelle di Refugees Welcome, c'è un progetto di Caritas attivo sui territori, ce ne sono altri. È un modo per costruire una relazione diversa con queste persone, con questi ragazzi, che una volta che vengono conosciuti perdono un po' questa connotazione di essere lontani e di farci paura. Chiudo con una considerazione. Veramente è una responsabilità quella di non lasciare morire le persone in mare, ma è una responsabilità anche quella di dare alle persone che sono arrivate, alle persone che stanno facendo un percorso, la responsabilità nostra è quella di dargli delle occasioni per poter costruire una vita nel nostro paese. E questa purtroppo, se l'occasione non gli viene data dalle istituzioni, è buona cosa che gli venga data dai cittadini. Grazie. Grazie Chiara.